Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo quello che succederà all'energia maschile, femminile e collettiva per questa settimana. L'energia maschile la chiamo DM perché sta per Divine Masculine, o Divino Maschile, mentre l'energia femminile la chiamo DF perché sta per Divine Feminine, oppure Divino Femminile. Per semplificazione, potete pensare che i DM siano gli uomini, e ne parlerò in questo lato, e che le DF siano le donne, e ne parlerò in quest'altro lato. Però trattandosi di energie ci potrebbero essere delle eccezioni, quindi ci potrebbero essere uomini che risuonano di più con il lato della DF, oppure donne che risuonano di più con il lato del DM. Entrambe le energie sono comunque presenti a livello individuale, ma una tende a prevalere sull'altra, quindi ci si identifica con l'energia che è prevalente. Alcuni aspetti dell'energia non prevalente potrebbero risuonare con voi. Queste sono letture collettive, i comportamenti che descriverò potrebbero essere messi in atto anche da più persone che avranno a che fare con voi questa settimana o che sono anche in risonanza energetica con voi. Tutte le carte che utilizzo sono riportate nella descrizione del video, direi di iniziare subito. Allora, prima di iniziare ho fatto una meditazione, mi sono state date diverse visioni. La prima visione era di una persona che camminava in un bosco e ho visto che c'erano delle foglie secche per terra e c'erano delle foglie di colore arancione sugli alberi. E questa persona camminava, camminava e poi è arrivata ad un certo punto dove ci stava un muro che aveva un buco. E ha scoperto qualcosa che c'era dentro questo buco del muro. Non so questo che cosa significhi. Potrebbe essere che qualcosa verrà scoperto questa settimana o che possiate trovare qualcosa che era nascosto, che è dentro un buco da qualche parte. Non ho idea di che cosa significhi questo. Potrebbe anche essere che è una situazione che era prima chiusa. Adesso è come se non lo fosse più perché c'è un passaggio che si è venuto a creare. Di qualche sorta. Un'altra visione che mi è stata data è stata quella di fulmini nel mare e il cielo era dal colore scuro, quasi viola. Questo mi dice che potrebbe accadere qualcosa di inaspettato durante questa settimana, qualcosa potrebbe essere scoperto, oppure semplicemente potreste sperimentare delle tempeste, quindi delle piogge o qualcosa di forte, specialmente di notte. Altre visioni che mi sono state date. Una donna dai capelli rossi che era incinta e che mi ha ricordato la carta dell'imperatrice del mazzo che utilizzerò per i DM. Quindi questo potrebbe avere a che fare con gravidanze, potrebbe avere a che fare con figure femminili materne o con la nascita di qualcosa. Questa donna era tra l'altro vestita di rosso e che mi fa pensare alla passione, i suoi capelli erano rossi, quindi il colore rosso potrebbe essere significativo questa settimana. Un'altra visione che ho avuto è stata quella del mare, ma era completamente calmo. È come se una situazione fosse azzerata, completamente azzerata. Non so questo di a cosa si riferisca. Altre cose che ho visto sono i cavalieri, in particolare quello di denari, che ha a che fare con i segni terra, Capricorno, Vergine, Toro, però potrebbe indicare anche qualcosa che si è mosso molto piano. E poi ho visto il cavaliere di coppe. Quindi Cancro, Pesci, Scorpione, questo ha a che fare con azioni che vengono fatte in ambito emotivo in particolare. Quindi ho visto davvero un sacco di cose. Adesso vediamo con le carte. Quindi, qual è l'energia generale per i DM questa settimana? Qual è l'energia generale per l'energia maschile questa settimana? Allora, l'energia maschile. Alla carta di decisione ed inganno, e poi c'è la carta di difesa. Quindi i DM potrebbero essere di fronte ad un'importante decisione che devono prendere durante questa settimana, però per qualche motivo c'è un inganno dietro, c'è una maschera, qualcosa non è del tutto sincero. Poiché la carta di decisione corrisponde alla carta del giudizio nei tarocchi e quella di inganno al 5 di spade. È possibile che ci siano dei DM che si facciano risentire o comunque qualcosa riemerge dal passato per loro, ma è associato all'elemento dell'inganno, del dispetto, c'è qualcosa che non è del tutto sincero. Le difese sono alte, forse i DM non si fidano di quella persona, oppure loro stessi nell'ambito di quella situazione hanno avuto delle difese che sono alte, c'è qualcosa che è nascosto, qualcosa che è ingannevole nell'ambito di una situazione che coinvolge i DM. Vediamo per l'energia femminile. Quali sono le energie generali per l'EDF, quindi per l'energia femminile? C'è la carta di shock, ok, ed è uscita in una maniera proprio decisa, e c'è la carta di comunicazione emotiva. Allora,
Questa carta di shock mi ricorda i fulmini che ho visto nella visione, quindi è possibile che accada qualcosa di imprevisto durante questa settimana, che risulta essere come uno shock, come qualcosa che praticamente non ci si aspettava e coinvolge l'energia femminile. Alcune energie femminili potrebbero loro stesse fare qualcosa di scioccante, quindi fare qualcosa che potrebbe scioccare un'altra persona attraverso le azioni, attraverso ciò che l'energia femminile dirà. Insomma, c'è questo tipo di energia. Vedo che è connesso ad una comunicazione emotiva. Questo corrisponde. Adesso ho problemi al chakra della gola. Ah, tra l'altro, ecco, parlando di chakra, mi sono dimenticata di dire questa cosa. Quando ho visto i fulmini sul mare e ho detto che il cielo era di colore viola, il viola è il colore del chakra della corona. Quindi è possibile che durante questa settimana arrivino tanti segnali. Tanti messaggi attraverso l'intuizione, cose che sembrano essere anche non ordinarie, speciali, magiche, qualcosa di particolare potrebbe praticamente accadere. Quindi l'intuizione potrebbe essere molto sviluppata, però penso anche al fatto che ci sarà una sorta di evoluzione a livello spirituale, ci si sentirà forse più connessi con la fonte. E insomma, vedo che qualcosa a che fare con la comunicazione emotiva, quindi è possibile che l'energia femminile faccia un'azione in ambito emotivo questa settimana che risulta essere scioccante, oppure che questa comunicazione venga ricevuta ed è uno shock per l'energia femminile. Adesso vediamo quali sono gli spiriti animali per i DM questa settimana, quindi per l'energia maschile, quali sono gli spiriti animali questa settimana? Allora, ok, interessante. Allora, questi due spiriti animali sono venuti fuori pure la scorsa settimana e so che diverse persone hanno sperimentato delle nascite. Per esempio, i miei piccioni hanno fatto le uova, poi so di alcuni animali che hanno fatto i figli e anche di persone. Quindi la settimana scorsa è successo qualcosa che era legato alle nascite, anche la nascita di qualcosa di nuovo magari. Questo concetto viene praticamente ripetuto durante questa settimana. La gallina dice dai nascita qualcosa di nuovo, il coniglio dice stai per ricevere abbondanza e prosperità, quindi c'è questo elemento della fertilità, della nascita, della gravidanza, che potrebbe avere a che fare con nascite e gravidanze effettive, oppure semplicemente in senso figurato. Poi c'è la carta della iena che dice ascolta il tuo istinto per capire di chi ti puoi fidare. Questo sta ad indicare che c'è una persona che è inaffidabile e bisogna cercare di capire quali siano effettivamente le sue intenzioni. Si può trattare dei DM stessi che saranno in questo tipo di energia, oppure si può trattare di una persona con la quale i DM hanno a che fare. Il fatto che ci sia la gallina mi fa anche pensare all'imperatrice che vi ho detto che ho visto praticamente nella visione di questa donna incinta. La carta del gufo dice osserva con chiarezza e saggezza ed ascolta la tua intuizione, quindi i DM devono cercare di osservare molto determinate persone o situazioni questa settimana, acquisire saggezza in merito a determinate vicende e ascoltare di più la loro intuizione. Vediamo invece per l'energia femminile, quali sono gli spiriti animali per l'EDF questa settimana? Incredibile che c'è la carta del polipo perché proprio stamattina ho sentito una persona che parlava del polipo, mi sembra per il segno del leone se non sbaglio, o forse era un altro segno zodiacale, adesso non mi ricordo, però c'era una carta che sembrava un polipo e lei disse qualcosa relativo al polipo. Vabbè, comunque, c'è la carta della scimmia che dice ridici sopra, polipo agisci in silenzio ed aspetta il momento giusto per esporti. Geco rigenera e purifica le tue energie. Allora, l'energia femminile questa settimana si deve fare una risata riguardo alcune situazioni, cioè è meglio non darci troppo peso, è meglio ironizzare, ridicolizzare, prenderla a ridere. Si troverà a sperimentare delle situazioni in cui deve essere strategica perché deve scegliere il momento giusto per fare una particolare azione. Non la deve fare in una maniera avventata, deve essere calcolata. Il geco suggerisce di rigenerare e purificare delle energie, probabilmente dopo questo shock. Questi sono tutti animali che l'energia maschile e femminile potrebbero vedere spesso durante questa settimana per ricordare loro di questi messaggi. Possono essere visti dal vivo attraverso immagini e fotografie. Potrebbero sentire il nome dell'animale, il suono dell'animale o leggere il nome dell'animale. Adesso vediamo cosa accadrà all'energia maschile questa settimana, cosa accadrà ai DM questa settimana.
cosa accadrà all'energia maschile? Cosa accadrà? C'è la carta del 3 di spade, del 6 di spade. C'è la carta del fante di coppe. Cosa accadrà all'energia maschile questa settimana? Cosa accadrà all'energia maschile questa settimana? Cosa accadrà ai DM questa settimana? C'è la carta del 5 di denari. Fondo del mazzo, c'è la carta della regina di bastoni, vestita di rosso e con i capelli rossi. Siccome nella mia visione ho visto l'imperatrice, ci potrebbe essere un'energia femminile che è molto attraente. Potrebbe avere un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, però insomma non necessariamente. Però sembra essere molto importante questa settimana. Allora, quello che vedo è che i DM si vogliono allontanare da una situazione che ha fatto loro male, quindi hanno bisogno di andare verso acque più tranquille, di distaccarsi se necessario o comunque di calmarsi. Ci sono dei DM che si allontanano da situazioni a tre, dove ci sono state praticamente delle interferenze. Vedo con il fante di coppe che c'è una piccola comunicazione che si verificherà durante questa settimana o qualcuno chiederà scusa di qualcosa, poi andremo praticamente a chiarire. E quel 5 di denari però mi dice che comunque persiste una situazione di freddezza, nonostante tutto. O si tratta di una persona che vuole chiedere scusa e vuole riprendere una comunicazione laddove prima c'è stata freddezza, oppure si tratta del fatto che qualcuno decide di ignorare i DM, perché i DM si sentono in quel tipo di energia di qualcuno che viene abbandonato, possibilmente da questa persona che ha questa energia molto forte, è una persona che potrebbe essere molto attraente, sexy, una persona che è molto sicura di sé. Se l'energia femminile rappresenta la sfera emotiva di coloro che hanno energia maschile prevalente, quindi la componente femminile che è dentro di loro, la componente emotiva in questo caso, significa che i DM potrebbero avere problemi a credere loro stessi durante questa settimana. Cioè potrebbero pensare di non valere, potrebbero mettere un po' in discussione quello che loro possono offrire, insomma potrebbero essere un'energia che è un po' negativa da quel punto di vista. E questo potrebbe essere dovuto anche a come una persona si comporta praticamente nei loro confronti. Andiamo a chiarire, vediamo perché c'è il 3 di spade per i DM. Perché i DM hanno il 3 di spade? C'è la carta del 9 di denari e la carta dell'8 di spade. Innanzitutto vedo molte spade per l'energia maschile, quindi tanta attività mentale avrà luogo questa settimana per loro. Si sentono bloccati nell'ambito di una situazione, non sanno esattamente che cosa fare, c'è questa energia di qualcuno che si sente solo, è un'energia che è solitaria, forse vogliono liberarsi da ciò che loro percepiscono essere come un blocco, ma risulta essere difficile, risulta essere praticamente doloroso. Se questo 9 di denari ha a che fare con questioni che sono materiali ed economiche, i DM potrebbero tendere a pensare troppo ad alcune questioni e a non sapere come risolvere una particolare situazione, e questo poi sfocia in una sensazione di dolore. Ci sono dei DM che potrebbero essere tornati single nell'ambito di una situazione dove c'erano più persone che erano praticamente coinvolte, ma ho la percezione che loro non stiano bene in questo tipo di energia, perché c'è una sensazione di blocco e di non riuscire praticamente a fare qualcosa nello specifico. Vediamo perché c'è il 6 di spade per i DM, perché c'è la carta del 6 di spade. C'è la carta del cavaliere di coppe che avevo visto con la carta del 2 di bastoni. I DM si avvicinano verso questa energia del fante di coppe, quindi da una situazione di dolore, di separazione, di difficoltà, vogliono andare verso una possibile riconciliazione, comunicazione con una persona. Questa è una cosa che è stata ben studiata. Avverto anche che i DM hanno osservato molto questa persona online, c'è tutta una pianificazione dietro, quindi vedo che i DM ci hanno pensato, riflettuto parecchio. Ci sono anche dei DM che vogliono fare degli spostamenti veri e propri, spostamenti fisici per vedere una persona. Quindi vedo la possibilità per alcuni DM di allontanarsi da terze parti durante questa settimana. Questo distacco potrebbe essere effettivo, potrebbe essere anche semplicemente che si raffreddano nei confronti di quella persona lì. Ci sono dei DM forse che non riescono a stare proprio da soli, questo è quello che penso, e si stanno avvicinando verso questa comunicazione. Poi dall'altro vedo che c'è il fante con
il cavaliere, a mio avviso, i DM vogliono esprimere molto di più rispetto a quello che loro diranno oppure faranno. Adesso ho un problema a chakra della gola, quindi c'è proprio bisogno di comunicare qualcosa, ma ci potrebbe essere una difficoltà praticamente a farlo. Vediamo perché c'è 5 di denari per i DM, perché c'è 5 di denari, perché 5 di denari per i DM. Ah no, scusate, devo chiarire questo, perché c'è fante di coppe per i DM? Perché c'è fante di coppe? Perché c'è fante di coppe? Allora, c'è la carta della regina di coppe, segno d'acqua, cancro, pesci oppure scorpione, 2 di spade, 5 di spade che è la carta d'inganno, la carta della morte, la carta del re di bastoni, segno di fuoco, ariete, leone oppure sagittario. Allora, attenzione per quelli che sono in relazioni a tre, perché una persona si potrebbe avvicinare facendovi credere con inganno che la situazione con l'altra sia chiusa, ma in realtà non è così. La persona in questione è una persona che è molto sessuale. Quindi attenzione a questa cosa, perché ci potrebbe essere una terza parte che è coinvolta praticamente in una vicenda. Per altri invece penso, se non si dovesse trattare di situazioni a tre, che questa persona vi potrebbe avere fatto credere di volere chiudere, di non volerne sapere niente, ma in realtà era un inganno, perché questa persona è ancora attratta, è ancora interessata. Quindi questa settimana si potrebbero avvicinare delle persone che vi hanno fatto credere una cosa per un'altra. Dietro c'è passione, si tratta di persone che hanno un carattere dominante, insomma, si avvicineranno persone del genere. Potrebbe essere la persona che voi avete in mente, potrebbe essere anche qualcun altro, quindi abbiate un'apertura in questo senso, ma chiunque sia che si avvicina è una persona che vi ha ingannato, perché vi ha fatto credere di non volerne sapere niente. Vediamo perché c'è 5 di denari, perché c'è 5 di denari per l'energia maschile questa settimana, per i DM, perché c'è 5 di denari. C'è la carta dell'imperatore e la carta del mondo. Quindi c'è una sensazione di chiusura che emerge. I DM cercano di essere quelli che sono forti, che sono in comando, o c'è l'energia di qualcuno che vuole chiudere una fase. Potrebbe essere anche l'altra persona in alcuni casi. Perché quello che vedo con i 5 di denari è che i DM soffrono di quella situazione, soffrono del fatto che ci sia freddezza, però mi sembra che loro non lo vogliono dare a vedere, di soffrire, vogliono far vedere di essere forti, di fregarsene, però a mio avviso non è del tutto così. Adesso vediamo cosa succederà all'energia femminile questa settimana, cosa succederà all'energia femminile, all'EDF, cosa succederà questa settimana, cosa succederà all'energia femminile. C'è la carta del 4 di denari, cosa succederà all'energia femminile questa settimana? Allora, c'è la carta della ruota che stava cadendo in una posizione orizzontale, c'è la carta del 10 di denari, voglio far vedere la regina di bastoni con i capelli rossi vestita di rosso, incredibile. Cosa succederà all'energia femminile? Ok, la carta è letteralmente volata. C'è la carta del 3 di spade e poi c'è la carta del 9 di bastoni e c'è la carta degli amanti. Allora, per quanto riguarda l'energia femminile, durante questa settimana lei si troverà ad avere un atteggiamento che inizialmente è più chiuso nei confronti di una persona in particolare o delle persone in generale, cioè c'è una sensazione di chiusura, di non volersi aprire più di tanto, di non voler forse comunicare, concedersi, quindi c'è una sorta di resistenza che si avverte. Inoltre l'energia femminile potrebbe cercare anche di essere molto attenta riguardo alle sue spese, cercare insomma di risparmiare piuttosto che di spendere. Vedo che ci sarà un cambiamento, però quella carta era caduta in una posizione quasi orizzontale, contraria, per cui è caduta in una maniera strana, il che mi dice che ci potrebbe essere sì un cambiamento, ma ci sono anche dei ritardi di qualche tipo. Ci sarà maggiore stabilità che l'energia femminile avvertirà durante questa settimana, una sensazione di benessere dal punto di vista materiale, quindi ci potrebbero essere buone notizie sul versante economico. Nell'ambito di un rapporto anche si potrebbe avvertire un senso di maggiore solidità, però poi con il 3 di spade vedo che qualcosa potrebbe essere doloroso, qualcosa che potrebbe fare male e percepisco che ciò che fa male è il fatto che una persona potrebbe avere delle difese che sono alte, perché nella carta del 9 di bastoni si vede quest'uomo che vuole, poi tra l'altro adesso mi viene in mente la visione del muro con il buco e quello che vi ho detto all'inizio e mi ricorda un po' questo concetto qui. E il fatto è che
Qui abbiamo un guerriero e una donna che vuole invitare quest'uomo a mettere da parte le armi, a deporle e a dedicarsi al piacere, quindi fare l'amore e non fare la guerra. Però questa persona ha ancora delle difese che sono alte, è una persona con la quale l'energia femminile sente un rapporto che è forte. Non necessariamente deve essere un rapporto di amore, però insomma questo è come emerge. Ci potrebbero essere terze parti anche che sono coinvolte in quella vicenda. È possibile che questa persona abbia delle difese che sono ancora alte e questo praticamente ferisce l'energia femminile, oppure è lei stessa che ha queste difese alte nei confronti di qualcuno che si vuole avvicinare nei suoi riguardi. Quindi andiamo a chiarire. Perché c'è il 4 di denari per l'energia femminile? Perché c'è il 4 di denari? Allora, c'è la carta del 5 di coppe, 10 di spade e la carta dell'imperatore. L'energia femminile in realtà si sta riprendendo, ecco perché c'è 4 di denari, lei non vuole dare più di tanto perché ha sperimentato una situazione che per lei è stata molto dolorosa. E c'è stato dolore, un senso di tradimento da parte di qualcuno, o perché si è trattato di un tradimento effettivo, oppure un tradimento di altro tipo, cioè una persona ha fatto qualcosa che l'energia femminile praticamente non si aspettava che facesse. Però in questa carta si vede che questo guerriero, è fuori da questa armatura dove ci sono tutte queste spade. Questo potrebbe avere due significati: o che comunque c'è un proseguimento dopo la morte, quindi dopo la chiusura, c'è un senso di rinascita, oppure potrebbe indicare che questo dolore è stato ormai messo alle spalle. C'è anche un'eclissi solare che non indica la morte del sole. Per cui è possibile che ci sia stata una fase che potrebbe essere stata buia, ma questo non significa che non possa essere praticamente superata. Infatti vedo che 5 di coppa al contrario, quindi vuol dire che l'energia femminile si sta riprendendo da una situazione che è stata difficile e questo l'ha fatta essere anche più forte con la carta dell'imperatore, le ha dato un senso di ritrovata sicurezza in se stessa e di maggiore forza rispetto a prima. Vedo che lei è quella che è in comando nell'ambito di questa situazione. Il fatto però è che questa situazione che ha sperimentato l'ha portata ad essere più chiusa in se stessa, a non volere dare, a non volere aprirsi, a non fidarsi forse anche di alcune persone. Vediamo perché c'è la carta della ruota, perché c'è la ruota per l'energia femminile, perché c'è la carta della ruota, perché c'è la ruota per l'energia femminile. Allora, c'è la carta del 4 di coppe, la carta della morte, la carta del fante di coppe girato e la carta del 7 di bastoni. La carta della ruota era caduta in una posizione orizzontale, come vi dicevo, è come se ci fossero dei ritardi nell'ambito di una circostanza. Questi ritardi sono dovuti al fatto che l'energia femminile ha dovuto processare qualcosa che è stato doloroso e non è stato semplice, forse ci è voluto tempo. C'è stata una situazione che ha deluso molto l'energia femminile, l'ha portata ad essere anche un po' pessimista, però vedo che una chiusura era praticamente inevitabile nell'ambito di una vicenda. Questo ha portato ad alzare le sue difese, a non fidarsi probabilmente di qualcuno, di ciò che le viene comunicato. Avverto anche che lei è chiusa in se stessa a livello emotivo a causa di quello che praticamente è successo. Magari vorrebbe anche perdonare una persona per quello che ha fatto, però tende a nascondere praticamente queste emozioni e a non esprimerle. Però c'era una situazione che si doveva praticamente chiudere, qualcosa che non si è mosso per parecchio tempo. La stessa energia femminile sapeva che avrebbe dovuto fare una chiusura, avrebbe dovuto trasformare fortemente una situazione, però si è lasciata sfuggire spesse volte questa occasione. Deve smettere di focalizzarsi sul negativo e focalizzarsi su qualcosa di positivo che invece è in arrivo. Però c'è bisogno, insomma, di essere più sicuri in sé. Ecco perché quella ruota non era caduta in una posizione proprio eretta, perché l'energia femminile aveva bisogno di tempo per processare quello che praticamente è successo nell'ambito di una circostanza. Però adesso le cose si stanno muovendo. Vediamo perché. C'è la carta del 10 di denari per l'energia femminile. Perché c'è il 10 di denari? C'è la carta della papessa, del re di bastoni e la carta del sole. Abbiamo molto forte il segno del leone, però ci potrebbe essere anche il segno del sagittario, il segno dell'ariete. Vedo anche cancro e pesci e la vergine. Allora, innanzitutto ci potrebbe essere una situazione in cui qualcosa viene alla luce o qualcuno viene alla luce.
Segreti potrebbero essere esposti, una persona che era nascosta o che ha fatto silenzio potrebbe parlare. La stessa energia femminile, se ha fatto silenzio ad un certo punto di questa settimana, potrebbe esporsi, potrebbe parlare, potrebbe fare qualcosa. Questo potrebbe coinvolgere un'energia maschile che è molto passionale, questa è una persona che potrebbe essere molto sessuale. Abbiamo visto prima il re di bastoni. Se questo re di bastoni, che è un'energia maschile, rappresenta invece la componente maschile di chi ha energia femminile prevalente, sta ad indicare che a livello di azione l'energia femminile sembra essere coraggiosa durante questa settimana nell'intraprendere determinate azioni che poi le portano maggiore benessere sul piano economico e anche un senso di maggiore stabilità, forse nel rapporto con qualcuno. E in generale, questo mi fa molto pensare al polipo di qualcuno che sceglie il momento giusto praticamente per esporsi e lo fa seguendo la propria intuizione, cioè a livello intuitivo si sente quando è il momento di fare una specifica cosa. Se è un'altra persona che si fa avanti presso l'energia femminile, avverto che l'energia femminile a livello intuitivo sapeva che questo sarebbe successo. Vedo anche la possibilità per alcuni di conoscere la famiglia di una persona questa settimana, di fare delle conoscenze, c'è cioè una figura di una persona che potrebbe essere saggia. Andiamo a vedere perché c'è il 3 di spade. Perché c'è il 3 di spade per l'energia femminile? Perché il 3 di spade? C'è la carta del 9 di denari, la carta dell'asso di spade e la carta dell'appeso. Allora, una verità verrà fuori durante questa settimana e potrebbe avvenire all'improvviso, perché una maschera praticamente si è rotta, quindi si vedranno le cose da una prospettiva che è diversa e si acquisirà chiarezza che in alcuni casi è meglio stare senza una persona in particolare. Che è meglio star da soli oppure che bisogna fare le cose in una maniera che è indipendente. Questo non viene senza dolore perché avverto che nell'ambito di quella situazione c'è comunque qualcosa che fa male, però l'energia femminile capisce che è meglio focalizzarsi principalmente su di sé, stare bene, perché penso che qualcuno anche sia in arrivo per lei. Qui c'è una persona che è dentro una torre che praticamente sembra cercare di catturare l'attenzione di questa donna. Quindi questo mi fa venire in mente due cose, o che c'è un'altra persona che è in arrivo per l'energia femminile e bisogna chiudere un'altra situazione, oppure potrebbe indicare che la persona dalla quale l'energia femminile si sta distaccando è una persona che causa solo casini, perché è dentro una torre. Se l'energia femminile è consapevole di questo, è meglio lasciare perdere una particolare situazione, perché è associata del dolore a quanto pare e potrebbe acquisire maggiore chiarezza di questo durante questa settimana. Adesso vediamo che cosa penserà l'energia maschile questa settimana, cosa penseranno i DM questa settimana, cosa penseranno i DM. Cosa penserà l'energia maschile questa settimana? 8 di spade e l'imperatore. L'energia maschile penserà troppo questa settimana, troppo alla stessa cosa o alla stessa persona. C'è una sensazione di trappola. L'incapacità di capire come uscire fuori da una particolare situazione nella quale si sente bloccata. È come se non si avesse proprio il potere di cambiare una circostanza, cioè loro potrebbero pensare che qualcosa è così, che non ci sta molto da poter fare perché non dipende praticamente da loro. Poiché in questa carta l'imperatore si chiama il padre, potrebbe essere che ci siano dei DM che si sentano bloccati per quanto riguarda una figura paterna, questo è un messaggio in più che mi giunge. Però, insomma, nell'ambito di una circostanza penso che i DM non si sentano pienamente in potere, ma si tratta semplicemente di un inganno della propria mente perché in realtà possono agire, ma non devono sentirsi insicuri, non devono sentirsi limitati, insomma, devono cercare di vedere le cose in una maniera che è diversa. Adesso vediamo che cos'è che i DM proveranno questa settimana, quindi che cos'è che l'energia maschile proverà questa settimana. C'è la carta del 2 di bastoni e la carta del 2 di denari. Quindi, se questo è nello spazio emotivo, significa che i DM potrebbero avere delle emozioni che sono molto alterne. In un momento potrebbero provare una cosa, poi provare l'esatto opposto. Quindi, c'è un'instabilità a livello emotivo. C'è anche il bisogno di fare delle scelte per quanto riguarda determinati ambiti. C'è bisogno di pianificare, di capire che cosa fare, di prendere una decisione nell'ambito di una situazione.
Adesso vediamo che cos'è che l'energia maschile vorrebbe comunicare questa settimana. Cosa vorrebbe dire l'energia maschile questa settimana? Sento troppa pressione adesso. Sei tutto ciò che ho sempre voluto. Vorrei dirti quanto sei importante per me, mi hai fatto conoscere l'amore. Quindi ci sono le DM che sembrano essere molto coinvolte a livello emotivo nei confronti di una persona che per loro è importante, ma c'è una difficoltà praticamente ad esprimere questo concetto. Questa è una persona che loro hanno sempre voluto, quindi avvertiranno questa sensazione durante questa settimana, ma sentono molta pressione per qualche motivo, una pressione specialmente a livello mentale secondo me, perché c'è molta attività di ragionamento, di analisi che loro praticamente faranno e sentono pressione come se qualcosa fosse pesante. Vediamo cos'altro i DM vorrebbero comunicare questa settimana, cos'altro i DM vorrebbero comunicare. Cos'altro i DM vorrebbero dire? Mi fai impazzire e non parlare dell'ex. I DM non si vogliono sentire dire nulla riguardo una loro ex oppure l'ex di una persona con la quale loro hanno a che fare. Se non si tratta di un ex, si può trattare anche della terza parte per quelli che sono in relazioni a tre, nello specifico. Non si vogliono sentir ricordare certe cose o non vogliono che certi argomenti vengano portati alla luce perché c'è del fastidio se si parla praticamente di quelle cose. E i DM si sentono fuori equilibrio perché una persona li fa impazzire, nel senso buono o nel senso negativo praticamente del termine. Adesso vediamo cos'altro l'energia maschile vorrebbe comunicare questa settimana. Allora, non era mia intenzione quella di ferirti, quindi i DM hanno ferito qualcuno o lo potrebbero fare questa settimana, ma non è la loro intenzione, stanno ritrovando il loro equilibrio interiore. Poi c'è la carta che dice se pensi che sia male per te ti sbagli, quindi vogliono far credere di non stare male praticamente per qualcuno. Poi dice se pensi che ti rincorra ti sbagli, quindi c'è una persona a cui i DM vogliono far capire che non la vogliono né rincorrere e né che stanno male per lei, però ho la percezione che non sia del tutto così, perché i DM si sentono in trappola. C'è voglia di fare qualcosa, ma si sentono in qualche modo bloccati praticamente dal farla. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni per i DM questa settimana. Quale sarà il risultato delle azioni per i DM questa settimana? Quale sarà il risultato delle azioni dei DM questa settimana? C'è la carta del mago e la carta della papessa. Allora, nonostante le difficoltà che i DM sperimenteranno questa settimana, loro comunque cercheranno di manifestare qualcosa, di farla accadere, di seguire quello che sentono dentro, la propria intuizione, perché sentono di avere tutte le capacità per trasformare una situazione a loro vantaggio. Però mi sento di dire anche un'altra cosa, ci sono dei DM che hanno dei segreti e che potrebbero essere manipolativi. Quindi vorrebbero cercare di girare una situazione a loro favore, laddove ci sono delle cose che sono praticamente nascoste. Andiamo a chiarire. Sotto c'è il 9 di coppe, qualcosa che loro praticamente vogliono far accadere. Perché c'è il mago per i DM? Perché c'è il mago per l'energia maschile? C'è la carta del sole e la carta del 10 di coppe. Quindi loro vogliono manifestare la felicità. Questo è quello che si sentiranno di fare durante questa settimana. E possibilmente l'unione con una persona, maggiore armonia. Vediamo perché c'è la papessa. Perché c'è la papessa per l'energia maschile? Perché c'è la papessa? Perché c'è la papessa per l'energia maschile? Perché la papessa per i DM? C'è la carta del 4 di denari in posizione orizzontale e la carta del re di spade, segno d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia. A mio avviso ci sono delle cose che non vengono del tutto rivelate, vengono rivelate a metà. C'è una persona che non dice proprio tutta la verità. Inoltre avverto che qualcuno si apre piano piano, non si apre del tutto. È una persona che ha difficoltà a lasciarsi completamente andare perché è troppo logica piuttosto che emotiva. Quindi c'è forse anche un ragionamento che viene fatto, un calcolo, una strategia dietro questo. Quindi c'è ancora questa energia di qualcuno che magari fa silenzio oppure si nasconde,
Però questa è una persona che vuole manifestare invece l'unione, vuole manifestare l'armonia, ma è qualcosa che è nascosto. Inoltre c'è una situazione che i DM non vogliono lasciare del tutto andare, cioè ancora si aggrappano a qualcosa. Vediamo perché c'è 4 di spade. Ok, interessante che abbia detto 4 di spade perché alcuni DM sono stati letteralmente in silenzio. Allora, si è spenta la telecamera. E quindi stavo dicendo che i DM sono stati in pausa nei confronti di alcune persone, nel senso che non hanno parlato, non hanno agito. E andando a chiarire, sono uscite le carte dell'imperatore e del 10 di bastoni per quanto riguarda questo 4 di denari. Avverto che questa è un'energia di qualcuno che è testardo, di qualcuno che è ostinato, e però non è semplice perché è qualcosa che per i DM risulta essere pesante, cioè questo non è un atteggiamento che loro riescono praticamente a mantenere con facilità, perché emerge questo grosso sforzo che loro devono fare nel non aprirsi, nel non concedersi o nell'essere in questa energia che è praticamente più chiusa, però che nasce da una specie di ostinazione che praticamente loro hanno. Se si tratta di qualcosa che loro non vogliono lasciare andare, è qualcosa che si è trascinato da parecchio tempo, però c'è sempre una ostinazione dietro. Ci sono dei DM forse che sono dei padri e che devono comunque continuare a stare nell'ambito di una situazione che loro invece vorrebbero lasciare andare perché è pesante. Questa è una possibilità per alcuni. Adesso vediamo cosa penserà l'energia femminile questa settimana. C'è la carta del folle. Re di coppe, stavo dicendo 10 di coppe e la carta del diavolo. Abbiamo un segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione. Abbiamo la presenza anche dell'acquario, dell'ariete e la presenza del capricorno. Io penso che l'energia femminile sia pronta a mollare una particolare situazione e ad esplorare qualcosa di completamente diverso, di nuovo. Ci sono energie femminili che hanno riconosciuto che qualcuno è tossico, specialmente in ambito emotivo, e vogliono cercare di allontanarsi. Inoltre, loro stesse, se questo re di coppe rappresenta la componente maschile di chi ha energia femminile prevalente, nell'ambito di quella situazione tossica stanno cercando di mantenere la calma, stanno cercando anche di gestire magari quell'attaccamento che loro hanno nei confronti di qualcuno, quella dipendenza che loro avvertono, forse quell'ossessione. Stanno cercando di gestirla in una maniera che è matura dal punto di vista emotivo. Stanno cercando di gestire le proprie emozioni in una maniera che è equilibrata e pensano che la cosa giusta sia quella di mollare praticamente una data situazione. Ci sono anche ovviamente energie femminili che questa settimana pensano di fare un gesto che è rischioso nei confronti di qualcuno e questo potrebbe essere dovuto ad un attaccamento che loro hanno nei confronti di una persona. Quindi è possibile che ci siano energie femminili che si facciano sentire anche nei confronti di qualcuno. È associato ad un rischio perché non si sa esattamente come andrà. Per cui ci sta questa possibilità. Alcune energie femminili vogliono ricominciare qualcosa con una persona con cui c'è un legame che è tossico e ne sono perfettamente consapevoli. Vediamo che cos'è che l'energia femminile proverà questa settimana. Che cos'è che l'energia femminile proverà? C'è il re di spade, c'è la carta dell'otto di bastoni con i fulmini, interessante, e c'è la carta del 9 di bastoni. Allora, abbiamo un segno d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia, però insomma non necessariamente l'energia femminile deve avere uno di questi segni, avrà a che fare con una persona che ha uno di questi segni. Se questo re di spade rappresenta un'altra persona, è possibile che l'energia femminile avverta che un'energia maschile è molto fredda oppure è più logica piuttosto che emotiva. Però se questa è la sua energia, specialmente per quanto riguarda la componente maschile di chi ha energia femminile prevalente, io vedo che l'energia femminile sembra essere molto tosta sul piano dell'azione. Sente che deve essere dura nei confronti di qualcuno e agire in una maniera che è dura. Questo 9 di bastoni sta ad indicare che una guerra è finita e avverto che l'energia femminile si sente anche vincente nell'ambito di quella situazione. Vuole mettere fine a qualcosa, è qualcosa che l'ha fatta anche crescere e che l'ha fatto imparare tanto. Questo è quello che percepisco. Questo 8 di bastoni in particolare sta ad indicare sì, la comunicazione, quindi forse qualcuno si trattiene dal comunicare o qualcosa che viene comunicato non viene del tutto accolto con molta apertura perché non ci si fida di una comunicazione di una persona, di quello che praticamente viene detto. Però questo 8 di bastoni vorrebbe anche indicare che ciò che si è messo ritorna praticamente indietro. Cosa significa questo? Che qualcuno potrebbe avere il suo karma durante questa settimana.
in senso positivo oppure in senso negativo. Quindi potrebbe accadere anche come una sorta di shock da un certo punto di vista perché abbiamo la presenza dei fulmini. Però una guerra è finita e adesso bisogna valutare che cosa che si è imparato. Io penso che ci siano energie femminili forse che hanno deciso di chiudere una situazione con una persona ed è stata una sorta di battaglia da un certo punto di vista. E l'energia femminile sembra quasi voler far capire a quella persona gli errori che ha fatto. Quindi c'è questa specie di karma che praticamente emerge. Inoltre, nello spazio emotivo, l'energia femminile potrebbe essere anche molto strategica durante questa settimana. Adesso vediamo che cos'è che l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana, cosa vorrebbe dire l'energia femminile questa settimana. Ti voglio dare un'altra possibilità. Ok, quindi ci sono energie femminili che in realtà vogliono dare un'altra possibilità a qualcuno, però non si fidano, avverto. E c'è anche una forma di vendetta che volete fare nei confronti di quella persona. Ti sto sognando spesso, quindi potreste sognare spesso questa persona durante questa settimana. E poi l'energia femminile dice: non permetterò più a nessuno di usarmi. È questo quello che l'ha indurita molto dal punto di vista emotivo. Adesso ragiona in una maniera che è molto dura nei confronti delle persone. Adesso vediamo cos'altro l'energia femminile vorrebbe comunicare. Cos'altro l'energia femminile vorrebbe comunicare? Provo ossessione per te e questo spiega il diavolo. Quindi è possibile che magari questa settimana l'energia femminile prima voglia dare una possibilità ad una persona, però poi accade qualcosa che la fa cambiare idea, perché quel tre di spade mi fa pensare un po' a questo. E c'è un'ossessione che prova nei confronti di qualcuno, nel senso che ci pensa spesso, però poi dice: devo pensare a me, devo scegliere me. Quindi c'è questa realizzazione che bisogna focalizzarsi principalmente su di sé e pensare a ciò che è meglio per se stessi. Adesso vediamo cos'altro l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana. Allora, non vorrei che fosse troppo tardi. Quindi questa settimana, se ci dovessero essere appuntamenti importanti, è possibile che l'energia femminile abbia paura di fare tardi o che ci siano insomma dei problemi. Oppure si riferisce ad un'altra situazione con una persona con la quale è passato un po' di tempo. Avverto che ci sono energie femminili, forse che si vogliono far risentire o vogliono incontrare una persona e potrebbe essere passato un po' di tempo. E poi l'energia femminile dice: hai visto un aspetto di me che mi imbarazza, amo le nostre differenze. Qualcosa di imbarazzante potrebbe verificarsi durante questa settimana e l'energia femminile si sente un po' a disagio per quanto riguarda quella situazione. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni dell'EDF questa settimana. C'è la carta del 10 di spade, la carta del 4 di coppe e la carta del mondo. Emerge una sensazione di chiusura e di completamento di un ciclo, di una fase, di una situazione, forse con una persona, però c'è qualcosa di positivo che è dietro praticamente quell'evento. Non si tratta di qualcosa di profondamente doloroso, perché come vi ripeto, in quella carta del 10 di spade, la persona comunque sta bene, non è stata ferita da quelle spade. Quindi si tratta di qualcosa che sembra essere doloroso, sicuramente legato ad un senso di delusione da un certo punto di vista, però è accompagnato da qualcosa di positivo, quindi si entra in una nuova fase. Andiamo a chiarire. Perché c'è il 10 di spade per l'energia femminile? Perché c'è il 10 di spade? Perché il 10 di spade per l'EDF? Cosa causa? C'è il 7 di bastoni, l'imperatore e la carta della morte. Questo è legato ad una chiusura e al fatto che bisogna alzare le proprie difese, entrare nel proprio potere e farsi valere nell'ambito di quelle situazioni. Inoltre, se ci dovessero essere dei litigi, potrebbe accadere che questi litigi portino ad una chiusura e ad un blocco. Questo può accadere con persone che conoscete, con persone online che magari non conoscete, cioè ci sta questa possibilità. Io vedo che l'energia femminile è praticamente sulla difensiva nei confronti di qualcuno. Vediamo perché c'è la carta del mondo, perché c'è il mondo per l'energia femminile. Scusate se è spenta la telecamera. Allora, quello che è uscito fuori sono le carte del 9 di spade, regina di bastoni, la carta del giudizio e la carta del 9 di coppe che andavano praticamente a chiarire il mondo. Quindi abbiamo da capo un segno di fuoco, Ariete, Leone oppure Sagittario. Questa fase che si chiude
sembra essere qualcosa che è voluto dall'alto. E non è una cosa che è del tutto negativa, perché quello che percepisco per l'energia femminile è che sì, si chiude una situazione con una persona oppure in un'altra circostanza, perché poi per ognuno potrebbe essere diverso, ma ci sta il sole dopo. E questo emerge con la carta del 10 di spade. Non è un dolore che è molto forte, è qualcosa che passa. E penso che l'energia femminile sia consapevole di questo, perché anche nella carta del 9 di spade si vede una persona che guarda verso il sole, è consapevole di preoccupazioni che ci sono, ma già sta guardando in avanti, sta guardando verso la positività. Inoltre ci potrebbe essere la figura di uno spirito che vi assiste praticamente in questa circostanza ed è qualcosa che vi allinea sul giusto percorso e su ciò che voi veramente desiderate e vi fa entrare un'energia di qualcuno che è più forte, che è più sicuro di sé, che si sente anche più attraente. Questo mondo mi ricorda un po' quella visione di quel buco che ho visto, è come se si accedesse praticamente ad una nuova fase. Vediamo perché c'è il 4 di coppe per l'energia femminile, perché c'è il 4 di coppe. C'è la carta della giustizia, la carta del carro e la carta del re di denari. Questa giustizia è caduta praticamente così. Emerge un segno di terra, Capricorno, Vergine oppure Toro, energia maschile prevalente. Si può trattare appunto di un segno di terra oppure si può trattare di una persona che è sposata con voi o con qualcun altro. Si può trattare di una persona con la quale avete a che fare al lavoro o di qualcuno che è molto pratico, molto incentrato sulle cose che sono materiali. Se questa è l'energia appunto di un'altra persona, quello che vedo è che la delusione viene dal fatto che qualcuno non è del tutto corretto, c'è un'ingiustizia, però bisogna vedere le cose esattamente come stanno, c'è bisogno di un cambiamento nell'ambito di quella circostanza. Qualcosa è stato ingiusto, scorretto, c'è una mancanza di equilibrio, bisogna muoversi in avanti, bisogna voltare le spalle nell'ambito di una circostanza. Questa stessa persona potrebbe essere una persona che spesso volte agisce alle spalle oppure non è del tutto diretta, non è sincera, quindi ci sono dei problemi in quel senso lì. Se questa invece rappresenta la componente maschile di chi ha energia femminile prevalente, l'energia femminile sceglierà un approccio che è pratico a livello di azione. Noterà che qualcosa è scorretto, che qualcosa è ingiusto e si vorrà praticamente allontanare, muovere in avanti, progredire. Insomma, non penso che voglia stare più di tanto appresso a persone o situazioni dove c'è disonestà, dove qualcosa non è del tutto chiaro, qui c'è una bilancia che praticamente si è rotta, quindi c'è qualcosa che non è stato onesto da parte di qualcuno, c'è stata delusione, sì, ma l'energia femminile è pronta a chiudere praticamente quella circostanza. Potrebbe non averlo fatto prima, adesso potrebbe essere il momento di farlo, perché c'è qualcosa di meglio in arrivo per lei. Questo è praticamente il senso e come emerge. Adesso, per fare un attimo una sintesi, quello che vedo è che i DM questa settimana potrebbero prendere un'importante decisione, però avverto che c'è un inganno dietro, quindi potrebbero scegliere qualcosa che non è proprio in linea con quello che loro vorrebbero fare, quindi c'è la presenza di una maschera, potrebbero fare delle cose che sono praticamente non del tutto oneste, c'è voglia di dare nascita a qualcosa di nuovo, potrebbero ricevere abbondanza e prosperità in qualche ambito durante questa settimana. E potrebbero comportarsi in una maniera che è disonesta o potrebbero avere a che fare con qualcuno che è disonesto, cioè bisogna cercare di capire di chi ci si possa fidare durante questa settimana. I DM si vogliono allontanare da una situazione che ha causato dolore, ci potrebbero essere anche terze parti che sono state coinvolte nella vicenda, c'è voglia di comunicare e di fare una piccola apertura a livello emotivo, però vedo che poi c'è di nuovo questa freddezza. Quindi è possibile che i DM si facciano sentire nei confronti di qualcuno, però poi, a parte una piccola conversazione che ci potrebbe essere, emerge da capo questo senso di abbandono oppure di freddezza di qualcuno che si sente anche un po' in trappola. Vedo che i DM tendono a pensare molto praticamente a questa situazione. Inoltre, devono prendere una decisione nello spazio emotivo. I DM che hanno gestito più situazioni contemporaneamente, visto che c'era il 2 di denari, devono prendere una decisione riguardo quella situazione, forse devono fare una scelta riguardo due persone. In generale, i DM hanno delle emozioni che sono molto miste, durante questa settimana, li vedo proprio instabili dal punto di vista emotivo, infatti sentono pressione,
In realtà una persona li fa loro impazzire, adesso non so se in senso buono o meno. Non hanno intenzione di ferire una persona o non hanno avuto intenzione di ferirla, loro stanno cercando di ritrovare il loro equilibrio, potrebbero far vedere di fregarsene, ma non penso che sia così perché in realtà si sentono in trappola, cioè nell'ambito di quella circostanza forse non sanno come aggiustare le cose. Quello che vedo è che loro vogliono manifestare comunque un'unione, vogliono manifestare la loro felicità, quindi ho la percezione che quello che i DM faranno non sia proprio in linea con quello che loro sentono dentro, perché c'è una mancanza di equilibrio tra quello che loro vogliono e quello che loro fanno. Adesso, questo potrebbe essere dovuto al fatto che loro stessi non hanno le idee chiare, non sanno esattamente quello che vogliono, non vedono le cose chiaramente. Inoltre penso, cioè, ci sono delle persone che hanno effettivamente delle personalità così, cioè personalità che sono divise, che sono opposte dentro una stessa persona. Un momento pensi di avere a che fare con un certo tipo di persona e poi scopri che è l'opposto, cioè ci sono dei DM che potrebbero essere così questa settimana, perché il fatto che ci sia il mago mi fa pensare a questo. Attenzione se ci sono dei DM che sono manipolativi e che vogliono manipolare e con il silenzio, per esempio, facendo ghosting, oppure potrebbero manipolare con le loro azioni mentre hanno in mente qualcos'altro, perché ci sta questa possibilità dell'inganno, ci sta questa possibilità del dispetto anche che forse vogliono fare nei confronti di qualcuno. Per quanto riguarda l'energia femminile questa settimana potrebbe avere uno shock, insomma, potrebbe succedere qualcosa che lei non si aspettava, potrebbe essere anche una crisi a livello interno, quindi una mancanza di stabilità che poi però comunque verrà superata. Inoltre la stessa energia femminile potrebbe fare qualcosa di scioccante. L'energia femminile ci deve ridere sopra, quindi penso che questo abbia a che fare soprattutto con un'altra persona, nel senso che se qualcuno cerca di provocarla o di avere una sua reazione, oppure si comporta in una maniera che è fredda e questa cosa comunque scoccia l'energia femminile perché ho visto che c'è del dolore che è legato a quella vicenda, magari non si aspettava che quella persona fosse così. Ad ogni modo si deve fare una risata perché quella è la cosa migliore, questo è quello che viene consigliato. Inoltre viene consigliato di agire in silenzio e di aspettare il momento giusto per esporsi oppure per dire qualcosa, per fare qualcosa. L'energia femminile è un pochettino chiusa, potrebbe essere attaccata anche nei confronti di una persona o di una situazione, c'è un cambiamento che è lento, che porta ad un senso di maggiore benessere e stabilità, però c'è ancora del dolore che è legato ad una vicenda. L'energia femminile pensa di mollare una situazione o comunque di fare qualcosa di diverso, di rischioso, perché non si sa esattamente come andrà, quindi si vuole assumere un rischio o comunque sta pensando di farlo. Nello spazio emotivo è dura, è tosta. Potrebbe essere quasi in guerra nei confronti di una persona. Ci sarebbe voglia di dare ad una persona un'altra possibilità, magari la si sogna anche spesso, c'è un'ossessione, però poi si ha anche la consapevolezza che bisogna scegliere se stessi, pensare a se stessi e c'è la sensazione questa settimana che ormai sia tardi nell'ambito di una circostanza, l'energia femminile si preoccupa del ritardo, si preoccupa del tempo. Forse deve fare qualcosa di importante e ha paura di fare tardi, insomma, quello come emerge. E poi c'è una sorta di chiusura che si verifica nell'ambito di una situazione dove l'energia femminile si è sentita tradita praticamente da qualcuno perché non si aspettava che facesse determinate cose, oppure perché c'è stato un tradimento effettivo. L'energia femminile decide di dire basta. E vedo che in realtà si riprenderà quasi subito, cioè non vedo eccessivo dolore perché vedo che riuscirà a superare quella situazione, a vedere tutto da una prospettiva esterna e a capire che in realtà non si tratta di qualcosa che veramente l'ha ferita o non si tratta di qualcosa di estremamente negativo perché c'è di meglio per lei. Cioè, praticamente così è come emerge. Adesso questo si può applicare ad una persona in ambito sentimentale, si può applicare nell'amicizia, nel lavoro, quindi non pensate che questo abbia a che fare necessariamente con i rapporti di tipo sentimentale, per ognuno potrebbe essere diverso, sapete a cosa si riferisce questa situazione o comunque lo scoprirete durante questa settimana. Entrambe le energie sono presenti a livello individuale. L'energia femminile rappresenta la sfera emotiva. Quindi dal punto di vista emotivo vedo che c'è una sensazione di chiusura, si vuole un cambiamento, però c'è una difficoltà forse a lasciare andare qualcuno o qualcosa e c'è ancora del dolore che è presente, questo dolore tende ad indurire molto dal punto di vista emotivo, si avverte una sensazione di chiusura nell'ambito di una situazione e forse anche bisogno di trasformarla, hai bisogno di fare qualcosa
che porti ad un grosso cambiamento. Dal punto di vista dell'azione che è rappresentata dall'energia maschile, quello che vedo è che ci si vuole allontanare dal dolore. Magari si vuole anche cercare di perdonare qualcuno, però si sente il bisogno di abbandonare una situazione perché quella persona potrebbe aver fatto soffrire tante volte, per esempio, no? E si ha voglia di manifestare quel che è meglio per sé, la propria felicità, ma se è di fronte a delle scelte, a volte potrebbero emergere delle insicurezze sul piano dell'azione che vanno appunto a frenare dal fare determinate cose. Però c'è bisogno, insomma, di uscire da questa sensazione di trappola, specialmente a livello di azione, cioè bisogna darsi da fare. Avverto anche che le persone questa settimana potrebbero agire in una maniera che non è del tutto onesta, perché potrebbero nascondere di avere una crisi a livello interno, di essere scioccate per qualcosa, destabilizzate per qualcosa, e poi sul piano dell'azione prendono delle decisioni oppure agiscono in una maniera che è praticamente ingannevole. Cioè non vogliono far vedere di essere scosse a livello interiore. Ci sono delle persone di cui non bisogna fidarsi questa settimana sulla base di alcune azioni che faranno, perché è avverto che c'è un inganno dietro e questo concetto è praticamente emerso diverse volte. Quindi bisogna fidarsi molto al proprio istinto, bisogna veramente farsi una risata nell'ambito di alcune situazioni perché è qualcosa che aiuta a superare il dolore, a superare anche la rabbia e a muoversi verso uno spazio che è più positivo anziché essere in energie che sono troppo negative. Nel momento in cui vengono processate, vengono capite, bisogna andare oltre, farsi una risata. Il tempo aiuta tanto su questo, sinceramente. E magari situazioni che prima vi avevano fatto soffrire tanto, se le riguardate adesso, insomma, da una prospettiva che è diversa, adesso vi fanno ridere, però prima non era così. Questa è un po' l'energia che emerge durante questa settimana. Io vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!